TV Week e questa è la prima delle tavole rotonde in programma questa settimana per parlare oggi, questa mattina, della comunicazione, di comunicazione. Comunicare il cambiamento, l'efficacia della comunicazione in contesti, questa è una parola magica, o meglio una parola molto ricorrente durante le nostre dirette, e cioè nei contesti volatili. Quando c'è volatilità, quando c'è emergenza, quando non c'è una direzione precisa e non riguarda, non parlo soltanto del mercato, parlo anche della vita quotidiana e in effetti negli ultimi mesi di certezze ce ne sono state poche, tant'è che sostanzialmente abbiamo fatto, è come se avessimo fatto una sorta di passo indietro, purtroppo, perché dal lockdown pesante, pieno al 100% di aprile, maggio, i primi di giugno e fine marzo, rieccoci in un lockdown, mascherato, secondo qualcuno, sicuramente più leggero rispetto a quello precedente, ma il motivo è sempre quello: una pandemia che non si riesce a controllare, una pandemia che non si riesce a in qualche modo frenare. E allora che cosa succede all'interno delle aziende? Che cosa succede all'interno nei rapporti tra le aziende e i clienti? Qual è la comunicazione che le aziende devono utilizzare per tranquillizzare i clienti o magari anche per metterli davanti a una situazione piuttosto complicata ed è giusto che sappiano la verità? E come cambia all'interno delle aziende la comunicazione stessa, dato che uno smart working, altra parola chiave, altra espressione diventata oramai nel nostro linguaggio comune, è diventato sempre più importante e all'interno degli uffici, quindi meno contatti sociali, purtroppo, questo mi sento di dirlo, e più rapporti attraverso lo smart working. Cercheremo di fare, non dico chiarezza, ma di approfondire un argomento che riguarda molte più persone di quanto magari può sembrare. E lo facciamo con due ospiti che presento e che ho il piacere di ospitare. Deborah Pastore, Head of Communication Amundi SGR. Deborah, buongiorno e grazie per essere qui con noi. Buongiorno e grazie per questo invito e questa opportunità. Con Deborah anche Maria Grazia Briganti, Senior Marketing Manager Italy and Iberia, T. Rowe Price. Maria Grazia, buongiorno e grazie per essere qui. E Grazie a voi e buongiorno a tutti. allora, l'argomento ve l'ho introdotto in qualche modo, lo faremo, insomma, faremo questo approfondimento con due donne che hanno a che fare tutti i giorni con la comunicazione. Dicevamo comunicare il cambiamento. Se guardiamo nel breve periodo, quasi il cambiamento non c'è, nel senso che, come ho detto prima, ci ritroviamo a fare un passo indietro e ci ritroviamo in quella situazione, o quasi, dove purtroppo, insomma, ci siamo trovati il nostro malgrado tra aprile e maggio. Ma inevitabilmente nel lungo periodo, il cambiamento c'è e ci sarà. E quindi io chiedo scusa, partirei da Maria Grazia Briganti per cercare di capire un po' nella parte dell'anno post-lockdown, quindi nella parte più recente, insomma, delle ultime settimane, degli ultimi mesi, quali sono stati i messaggi su cui si è focalizzata la comunicazione di T. Rowe Price, ritenendo magari che gli investitori abbiano bisogno di essere, come dicevo in apertura, rassicurati, o magari preferiscono una comunicazione diversa, incentrati magari sugli aspetti core, del business, insomma, come si è mosso T. Rowe Price da questo punto di vista? Poi ovviamente sentiremo anche con Deborah Pastore che cosa è successo proprio nel periodo di lockdown, di blocco, e che in qualche modo poi ci ritroverà a partire da oggi, insomma, di nuovo in quella situazione. Ma andiamo con ordine. Maria Grazia. Sì, come dicevi tu, Giacomo, siamo in una fase di un secondo lockdown, quindi più che post, forse leggermente meno rigido rispetto al precedente, ma siamo sicuramente ancora lontani da una fase di ritorno alla normalità. In che modo un asset manager come T. Rowe Price ha gestito questa fase e sta gestendo appunto questa fase dal punto di vista della comunicazione e del marketing? Riteniamo che sia di fatto una fase di consolidamento di quello che abbiamo già avviato in primavera, in cui ad essere cambiato rispetto al mondo di prima non è tanto il cosa, no? Il what, il che cosa comunichiamo ai clienti, ma soprattutto il modo in cui lo comunichiamo. Quindi diciamo che le priorità e i temi sono ancora gli stessi, ma al marketing continua ad essere comunque, e al mondo della comunicazione comunque continua ad essere richiesto un rapido intervento, una rapida risposta dal punto di vista della gestione, diciamo, della relazione e di tutta la comunicazione, quindi con i nostri partner.
sappiamo che si dice che la necessità un po', no, è la madre di tutte le invenzioni, quindi sicuramente il primo lockdown ha forzato un po' l'attivazione di tutta una serie di forme, di canali di comunicazione sempre più digitali che soprattutto all'Italia ha permesso di colmare un po' quel gap che aveva rispetto ad altri paesi europei. Sì, Però forzato direi che è la parola giusta, insomma, più azzeccata. Esatto. Quindi ho colleghi che mi hanno appunto confessato che hanno guadagnato almeno 10 anni, no, di tecnologia. Di fatto, però, c'è, cioè, che come industria dobbiamo ancora fare tanto. Ci sono tantissime ricerche che dimostrano, c'è, cioè, uno studio molto recente di Cerulli che evidenzia appunto che la presenza digitale, che analizza la presenza digitale di 100 asset manager in Europa e negli Stati Uniti. E a fine giugno, quindi su dati chiusi al primo trimestre 2019, si evidenzia che gli asset manager che utilizzano quindi le risorse digitali in modo efficace sono circa il 9%, e quindi in maniera efficace, quindi è totale. Più o meno la stessa percentuale di quelli che utilizzano il video come principale fonte di comunicazione. A me, come personalmente, diciamo, come esperienza personale in Tiropprice, sembra un dato molto basso. In realtà, c'è di fatto che l'emergenza Covid farà in modo che questi temi sicuramente, insomma, crescano esponenzialmente. Quindi noi di fatto abbiamo fatto altro che accelerare un processo che era già iniziato, quindi lo scorso anno, un processo di digitalizzazione che era già iniziato in Italia e nel Regno Unito, in cui che sono i paesi in cui abbiamo introdotto il ruolo del digital marketer dedicato. Quindi abbiamo rafforzato i canali social che erano già in lingua locale e con dei contenuti mirati, e in breve poi abbiamo convertito tutti i paper, tutte le informazioni di investimento, quindi da parte del nostro team di gestione, in contenuti facilmente fruibili che arrivassero quindi ai nostri clienti e ai clienti dei loro clienti. E con uno sforzo congiunto molto forte con il team col team dei relationship manager, quindi con il nostro team commerciale, già dal 10 marzo avevamo compensato l'annullamento degli incontri fisici con un programma di appuntamenti settimanali di mezz'ora, che nel tempo si è rafforzato, prosegue ancora oggi, tocca tantissimi argomenti di attualità, spiega il contesto e soprattutto fornisce degli spunti operativi, quindi ai nostri partner, ai nostri clienti, siano essi appunto già clienti o anche in attesa di diventarlo. Siamo intorno ai 300 partecipanti unici a settimana, non ci siamo fermati neanche ad agosto, e diciamo che stiamo, insomma, offrendo, in base ai feedback che ci arrivano, quindi un servizio abbastanza di qualità, o comunque che risponde alle esigenze di rassicurazione. Abbiamo parlato del come, però, come accennato, i temi, ovviamente per quello che almeno ci riguarda, non sono cambiati molto. Oltre ai temi di mercato, abbiamo accelerato sui contenuti di education, che aiutino quindi i nostri partner a svolgere al meglio il lavoro con i loro clienti finali. Non solo, abbiamo anche affrontato temi legati ai valori, ai progetti futuri, all'inclusione, alla responsabilità sociale di un asset manager che, come Tiropprice, ha sostenuto. Ovviamente è andata in prima linea, quindi a livello mondiale, e ha sostenuto tutte le realtà locali in cui era presente, e sostenendo tantissimi progetti legati al Covid. Ecco, quello era un altro elemento importante, un altro tema importantissimo che i nostri clienti, i nostri partner ci hanno chiesto, non soltanto temi di mercato, ma di fatto che cosa si potesse fare. Cosa si può fare quindi concretamente nelle realtà locali in cui siamo presenti. Ad esempio, noi in Italia abbiamo sostenuto un progetto, quello di Zoom Bimbi, una struttura di accoglienza per bambini che nel periodo più drammatico tra marzo e aprile, quindi dell'epidemia, ha dato ospitalità a 30 bambini alla volta con genitori positivi ed entrambi ospedalizzati, quindi che non avrebbero, erano in quarantena, non trovavano accoglienza da nessuna parte, non potevano andare in ospedale e ovviamente quindi erano soli a casa. Quindi diciamo che sono stati dei momenti di grandi difficoltà, temiamo che ce ne saranno degli altri a breve. Riteniamo quindi che la scala delle priorità debba essere comunque rivista sempre e tenuta dinamica, e bisogna dare voce anche in questo momento a un senso di comunità, di solidarietà, e in che modo possiamo dare appunto un impatto, possiamo avere un impatto sul territorio. Stare quindi anche a fianco dei nostri clienti e delle loro famiglie, anche in questa crisi rischia di soffrire di più, insomma.
Bello l'esempio di Zumbimbi a conferma che, insomma, poi a volte spesso il digitale, le tecnologie nuove vengono viste un po' come il male, nel senso che magari basta vedere i ragazzi con la testa nel telefono in metropolitana ovunque, ma insomma basta tirarsi un po' sulle maniche e soluzioni virtuose. Specie in questo periodo inevitabilmente si possono e si devono trovare. Bella quindi questa iniziativa di Zoom Bimby, prima parlava peraltro Maria Grazia di potenziamento in qualche modo delle piattaforme social, mi trovo sulla pagina Instagram di Tiro Price, ad esempio, che c'è, che esiste e che fornisce insomma informazioni e soluzioni ovviamente per il cliente o anche per chi volesse saperne un po' di più, diciamo così. Passiamo a questo punto da Deborah. Dicevo, Deborah, se sei d'accordo, tocchiamo anche noi, perché è inevitabile, il tema del Covid-19 che ha stravolto il mondo e che ha stravolto appunto il mondo della comunicazione, torniamo sempre qui, in maniera più importante. E allora, cosa è successo durante la prima fase di lockdown, i messaggi che Amundi ha trasmesso ai propri partner e clienti e che forse, ma me lo dirai tu, insomma, probabilmente sono dei messaggi che sarete costretti a, non dico mandarli tali e quali, ma inevitabilmente ci troviamo in una situazione adesso molto simile a quella appena passata. Prego, Deborah. Sì, allora, diciamo che oggi probabilmente siamo avvantaggiati perché abbiamo l'esperienza dei mesi precedenti alle spalle. Vero. Io credo che la comunicazione in Amundi è stata un anello di congiunzione fondamentale tra il mondo della produzione, mettiamola così, degli investimenti, di ciò che è il nostro business e i nostri distributori e tramite loro i nostri clienti. La prima cosa nella quale noi ci siamo concentrati ovviamente è stato quello di salvaguardare innanzitutto i nostri dipendenti e salvaguardare i nostri clienti e quindi mettere tutti in grado di poter lavorare da casa. Questa è stata una cosa decisa in tempi molto rapidi, prima addirittura del lockdown, perché abbiamo avuto a cuore chiaramente la salute dei colleghi e anche la qualità, insomma, dei processi. Quindi in tempi molto rapidi un'azienda in cui lo smart working veniva praticato, ma veniva praticato in delle percentuali comunque ridotte, ha deciso di far lavorare da casa tutti i dipendenti in assoluto rispetto però delle procedure di compliance, di risk management, quindi di salvaguardare anche in questo modo i processi di investimento e i portafogli dei clienti. Quindi una volta che questo è stato deciso in tempi estremamente rapidi e abbiamo convertito tutta l'azienda ad una modalità di lavoro che non era quella abituale, la comunicazione, ha immediatamente diffuso questo messaggio per rassicurare i nostri distributori e tramite loro i nostri clienti. Quindi l'obiettivo è stato spiegare cosa stavamo facendo, come ci stavamo, interfacciando con questa realtà estremamente critica, informandoli in tempo reale, oserei dire, del fatto che mano a mano, percentuali via via crescenti di dipendenti si trovavano a lavorare da remoto e nel giro di pochi giorni, siamo stati in grado di lavorare tutti da casa e portare avanti i nostri processi. Peraltro, già per dire, la negoziazione da noi era centralizzata, quindi ricordiamoci anche che l'Italia è stata la prima a sperimentare questa ondata di coronavirus. Quindi, Certo. siamo stati anche apripista all'interno del nostro gruppo e quindi la comunicazione è stata anche verso la casa madre, verso gli altri paesi. Ci siamo stati, diciamo, ci siamo fatti, nostro malgrado, portavoci di un'esperienza che poi è venuta utile anche negli altri paesi. Quindi siamo stati degli apripista, abbiamo portato di fatto una best practice che è stata utile per gli altri. Quindi tornando alla comunicazione, dicevo, la prima cosa importante che abbiamo voluto comunicare era che era tutto a posto, era tutto in linea con le procedure, non c'erano rischi, non c'erano né rischi sanitari e non c'erano rischi di investimento. Dobbiamo dire che come industria
non abbiamo sofferto, come è stato nel 2008, di quella fuga dagli investimenti, che appunto si era verificata in passato. Io credo che questo è stato anche dovuto, sicuramente al fatto che era una crisi di tipo diverso, era una crisi sanitaria ed è una crisi sanitaria, però indubbiamente i nostri distributori, grazie anche, alle informazioni che noi abbiamo trasmesso loro e tutti gli altri, asset manager hanno dimostrato, hanno saputo convogliare un messaggio di rassicurazione, di non emergenza, almeno dal punto di vista dei portafogli. E quindi questo ha impedito ai clienti, di essere preda del panico. La nostra comunicazione, ha utilizzato, come ha già detto Maria Grazia, strumenti anche in parte nuovi o comunque che non utilizzavamo in maniera così massiccia. Per cui abbiamo, per esempio, noi abbiamo iniziato a produrre dei podcast. Per dare informazioni sui mercati. Abbiamo convertito tutti i nostri documenti, in un formato più facile da leggere, più rapido da trasmettere. Abbiamo istituito delle newsletter quotidiane di commento alla situazione dei mercati che veicolavamo via email, con i social, con il sito. Quindi abbiamo ovviamente anche noi iniziato a organizzare molte video call di aggiornamento con i distributori. Quindi è stato un cambiamento che ci ha coinvolto moltissimo e che ha avuto come finalità quella di rassicurare i clienti, far capire il contesto anche che si stava vivendo, invitarli alla calma, invitarli alla prudenza. Ricordare concetti che sono basilari nel mondo degli investimenti, ma che in un momento di crisi sono fondamentali. Ricordare l'orizzonte temporale degli investimenti che avevano effettuato. E infatti chi ci ha ascoltato, ovviamente, ha potuto anche superare quell'ondata di sell-off che si è verificata e poi sappiamo che i mercati hanno recuperato. Quindi la comunicazione è stata centrale per supportare anche i colleghi sales, che sono quelli che hanno la relazione con i distributori, per agevolarli, supportarli nel far passare dei messaggi volti alla rassicurazione e a raccontare anche ciò che avveniva nei portafogli, ciò che avveniva nei mercati, ciò che avveniva nell'azienda. Di tutto quello che abbiamo messo in piedi in quella fase, direi che abbiamo tenuto buono tutto e ci verrà buono anche adesso, perché credo che le settimane che ci aspettano saranno altrettanto impegnative. Assolutamente, qui direi che uno dei passaggi chiave del ragionamento di Deborah è stato aggiornamento dei clienti in tempo reale, newsletter, lavoro da casa con la costante presenza appunto di Amundi, insomma, non fare in modo che i clienti si sentano, diciamo, da soli, insomma, non dico abbandonati perché non lo sono, ma magari in questo contesto può capitare. Quindi è come se li aveste presi per mano sostanzialmente. Abbiamo anche visto la homepage di Amundi. Torno da Maria Grazia perché T. Rowe Price inevitabilmente è una società globale di origine americana, ma è anche vero che appunto Maria Grazia, come abbiamo ricordato in apertura, insomma, è Senior Marketing Manager Italy and Iberia, quindi sull'Europa. In questo caso non so se, diciamo che avete dovuto essere bravi per mettere insieme queste due comunicazioni, questi due tipi di comunicazioni che sono comunque abbastanza diversi tra di loro, cioè quello americano e quello in qualche modo europeo. Non so se ci sono insomma dei focus comuni e modalità simili o in qualche modo qual è stato insomma com'è stato il tentativo di mettere insieme il tentativo, comunque la inevitabilmente l'idea appunto di fondere queste due tipologie di comunicazione, appunto quello oltreoceano e quello europeo. Allora, diciamo che qualche differenza tra l'investitore europeo e l'investitore americano c'è. Una è più strutturale, probabilmente, ed è dovuta al fatto che l'investitore americano è più abituato a sopportare la volatilità, a
a un'ottica di più lungo periodo, grazie anche agli investimenti, sappiamo, nei fondi pensione, quindi i cosiddetti 401k, che altro non sono che dei piani di accumulo. Quindi diciamo che ha comunque un orizzonte temporale di più lungo periodo e sicura meno, diciamo, della volatilità del momento. E poi un'altra differenza è legata anche alla nostra tradizione ed esperienza. Ovviamente, come dicevi tu, siamo un asset manager americano, presenti sui mercati dal 1937. Giusto per dare qualche numero, degli oltre 1.200 miliardi in gestione che abbiamo, ovviamente una fetta grandissima è rivolta alla clientela americana. Quindi abbiamo un brand consolidato e i nostri clienti, diciamo che con noi hanno anche navigato e attraversato diverse fasi e diverse crisi nel mercato. Quindi, fatta salva il primo periodo di emergenza in cui, come suggeriva Deborah, abbiamo dovuto dare indicazioni chiare su quello che stava succedendo e tutte quelle che erano le misure intraprese da T. Rowe Price per garantire la business continuity, in realtà adesso la comunicazione è incentrata sugli aspetti core, quindi soprattutto in America, subito dopo la prima fase di emergenza. Ormai la comunicazione è proprio sugli aspetti tipici del business, ovvero l'analisi dei mercati, l'interpretazione dei trend emergenti che stanno cambiando gli assetti del mondo, in che modo appunto una società come la nostra persegue la sua mission da oltre 80 anni. In Europa, invece, come sappiamo, l'investitore, in particolar modo poi quello del Sud Europa, insomma, di cui mi occupo, ha storicamente un orizzonte temporale più breve e molto più emotivo, anche a causa della minore dimestichezza con degli investimenti azionari strutturali. Questo ci ha portato, nelle fasi iniziali, a centrare più la nostra comunicazione sulla gestione dell'emotività, quindi sull'interpretazione della volatilità che sappiamo ha raggiunto picchi altissimi che non si vedevano appunto probabilmente dal 2009. Che forse il Quindi massimo l'abbiamo ancora raggiunto, peraltro. no, per fortuna no. Quindi abbiamo dato priorità alla necessità di fornire ai nostri clienti, siano essi appunto fund manager o consulenti, quindi che a loro volta devono trasferire i loro di clienti, informazioni tempestive, approfondite sul contesto di mercato e su come appunto T. Rowe Price stava gestendo l'emergenza. Abbiamo, come diceva Deborah, l'Italia poi ha fatto da apripista perché siamo stati il primo paese, noi in tutto il mondo, in T. Rowe Price ad essere messo in smart working. Quindi fino poi ad arrivare a cascata sicuramente a delle informazioni più tecniche specifiche su quello che avveniva all'interno appunto dei portafogli. Quindi diciamo che le differenze ci sono, però ovviamente insomma siamo riusciti a gestirli grazie anche alla presenza dei diversi team locali. A questo punto torno da Deborah Pastore perché invece Amundi è una realtà tutta europea, insomma, e quindi diciamo quali sono i punti chiave, insomma, come per una player di estrazione europea e che rimane appunto sull'Europa. Io adesso, così come ho fatto vedere la pagina Instagram di T. Rowe Price, mostro anche quella di Amundi, che c'è ovviamente su a livello di piattaforma social, ma ovviamente poi ci torniamo anche sull'argomento social network. Dicevamo, Deborah, i punti chiave per Amundi come player di estrazione europea. Allora, Amundi è un player internazionale perché siamo presenti in quasi 40 paesi del mondo, però siamo un player di vocazione europea, siamo l'unico player europeo tra i primi 10 al mondo, e dunque ci sono delle differenze rispetto ai player americani. Diciamo che una prima differenza, un primo tratto caratteristico del nostro modo di fare asset management è quello di lavorare a stretto contatto con i nostri partner. Amundi ha una gamma di soluzioni di investimento attive, passive, passando per gli asset reali, che è molto ampia, ma è anche molto ampia perché noi abbiamo la capacità in quasi tutti i paesi in cui noi siamo presenti di sviluppare soluzioni personalizzate, soluzioni richieste dai nostri distributori. Quindi noi non abbiamo
dei fondi, non abbiamo solo dei fondi flagship lussemburghesi che distribuiamo in svariati paesi, ma noi in ogni paese in cui siamo presenti abbiamo dei team di gestione e sviluppiamo delle soluzioni personalizzate. L'Italia poi in questo contesto porta un'expertise particolare perché Milano è l'hub di gestione da cui vengono gestiti da cui vengono gestiti i prodotti multi-asset per tutti i paesi in cui siamo presenti, e idem avviene in altri 5 hub di investimento. Per cui noi abbiamo delle capacità di investimento locali che mettiamo a disposizione della clientela di tutto il gruppo Amundi. E collegato a questo c'è anche la grande capacità di innovazione di cui Amundi si fa portavoce, perché nel momento in cui si lavora a stretto contatto con i partner, è chiaro che molte volte siamo noi a proporre delle soluzioni e troviamo, diciamo, il gradimento, il consenso dei nostri distributori, ma tante volte sviluppiamo delle soluzioni perché le idee sono venute ai nostri distributori. Dopodiché, nell'avere una, diciamo, presenza così estesa, riusciamo anche a portare esperienze sviluppate in un certo paese a beneficio della clientela di altri paesi. Per cui si scopre, per esempio, che la clientela italiana ha molto in comune, ad esempio, con la clientela giapponese. Quindi, diciamo, le soluzioni che si sviluppano in un certo paese vengono esportate altrove, perché comunque la nostra rimane un'industria in cui la scala, le dimensioni contano. Quindi, diciamo, poter distribuire i prodotti anche in altri mercati, capitalizzare le soluzioni di investimento è importante. Quindi io credo che il tratto distintivo di Amundi sia proprio questo, come asset manager europeo, quindi la capacità di sviluppare soluzioni su misura e di realizzare soluzioni di investimento innovative. Dopodiché, un altro tratto molto importante di Amundi che fa anche un po' parte, diciamo, del gruppo al quale noi comunque apparteniamo, che è il gruppo Crédit Agricole, è quello di credere molto nell'importanza della prossimità, la prossimità ai distributori, la prossimità ai clienti, quindi sviluppare anche servizi ad hoc per il mercato in cui si è presenti, avere delle reti anche commerciali molto ampie. Per offrire quei servizi che servono ai distributori. Quindi, diciamo, la nostra offerta non si sostanzia solo in delle soluzioni di investimento, ma si concretizza anche in tool e servizi. E quindi siamo un asset manager che elabora proprio una consulenza anche al proprio distributore, che va oltre il prodotto e contempla anche proprio lo sviluppo di tecniche per la pianificazione, la formazione. Quindi cerchiamo di assistere in una logica di partenariato i nostri distributori. E allora, andando avanti, un altro focus che riguarda sia Tiropress sia Amundi in maniera diversa, ma comunque in maniera ugualmente importante, sono le tematiche ESG. Sarà la tavola rotonda di venerdì prossimo, cioè insomma, di questo venerdì, quindi sarà al centro del dibattito della nostra tavola rotonda, però spesso se ne parla e basta. Se ne parla, però bisogna anche cercare poi andare e capire il motivo per cui evidentemente sta diventando importante la comunicazione dell'ESG. Allora, ritorno da Maria Grazia. Queste tematiche sono importanti da comunicare e perché? Perché insomma, da una parte si può magari serve per affermare il proprio commitment, oppure magari è proprio l'industria, anche l'industria del risparmio gestito, può avere un ruolo primario nella divulgazione, nella sensibilizzazione del pubblico, che al momento però diciamo siamo ancora fermi lì. Parlo a livello generale, non parlo di Tiro Price o di Amundi, però insomma, al momento siamo ancora
quantomeno questa è la sensazione della sensibilizzazione. Intraprendere il percorso forse è un'altra cosa, però insomma vediamo un po' che cosa viene fuori insomma su questo tema. Maria, grazie. Sì, allora indubbiamente, come dicevi tu, le tematiche ESG sono ormai mainstream, diciamo, di tutta la comunicazione corporate di un asset manager e sicuramente non farà altro che aumentare, però noi la intendiamo proprio come un processo, sicuramente non come un'etichetta e né deve essere ancora peggio sinonimo di Perfetto. greenwashing. Noi partiamo dal presupposto che la nostra missione, quindi in quanto asset manager, è aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari di lungo termine. Coerentemente quindi con questo obiettivo abbiamo l'obbligo e la responsabilità di comprendere la sostenibilità a lungo termine delle società in cui investiamo. Quindi considerazioni che abbiamo inserito all'interno e inglobato quindi all'interno del nostro processo di investimento da almeno un decennio, adottando un modello di analisi proprietario e diventando quindi poi parte ovviamente, unendoci quindi a tutta la conversazione e al dibattito quindi internazionale. Siamo firmatari dei Principal Responsible Investment delle Nazioni Unite dal 2010, abbiamo uno scorecard, l'ultimo pari al più, che è il massimo riconoscimento appunto conferito da questa agenzia. Quindi per tornare alla tua domanda, siamo convinti che del ruolo attivo degli asset manager e del compito che essi hanno nel sensibilizzare e spiegare agli investitori l'importanza dei criteri ESG per contribuire sicuramente a un futuro più sostenibile, ma anche perché in quanto asset manager noi abbiamo il dovere, quindi la possibilità, ma anche il dovere di chiedere alle società nelle quali investiamo il rispetto di questi parametri, pena l'esclusione quindi dai portafogli, dai nostri portafogli. Ora, ad esempio, il fatto di detenere asset per importi molto importanti, noi deteniamo asset importanti in più di 6.000 società in tutto il mondo, quindi abbiamo accesso alle assemblee, al management aziendale in maniera diretta. E quindi cerchiamo in questo modo di incoraggiare le società a migliorare la loro disclosure ESG, in modo tale poi da perché migliorino quindi la loro comunicazione di questi dati e di questi fattori. E perché questo ci dà anche una chiara idea del modo in cui un'azienda, per esempio, sia in grado di rispondere a delle modifiche normative e se sia eventualmente anche oggetto, potenzialmente oggetto, magari di scandali, di problemi di governance. Ed è importante, quindi è utile spiegare alle singole aziende come utilizziamo questi poi dati nelle nostre analisi, nelle nostre decisioni di investimento e in che modo poi anche i nostri clienti li usano per valutare i loro portafogli, quindi per fare analisi all'interno dei loro portafogli aggregati. Quindi vediamo che stiamo assistendo proprio ad un tangibile cambiamento di direzione nella comunicazione di questi temi. Le aziende in primo luogo stanno avviando delle discussioni sui temi ESG e dettagliando poi dei piani molto più precisi, mentre storicamente era anche un po' più facile che fossimo noi, in quanto appunto grande investitore, a iniziare la conversazione e a richiedere una maggiore trasparenza. Quindi, per concludere, come asset manager assolutamente siamo parte attiva, dobbiamo essere parte attiva di questo miglioramento concreto dell'ambiente, delle condizioni sociali e della comunicazione su questi temi, da parte di tutti gli attori della catena del valore. Quindi, solo questo potrà permettere, diciamo, che questo circolo virtuoso continui nel tempo e in maniera appunto sostenibile. Tiropprice.com, peraltro potete anche, insomma, il tema dell'ESG è ben coperto, diciamo così, ad Questo è esempio. tiroprice.it, comunque, questo qua è il sito italiano. Sì, chiedo Grazie. scusa, io poi c'è cioè, tiropprice.com, dopodiché c'è poi la correzione nel sito in italiano, Sì, è la tant'è che appunto. geotargetizzazione. Esatto, è la geolocalizzazione con ovviamente le parti in italiano e anche una parte dedicata all'ESG. Stessa domanda che giro a Deborah Pastore, dato che Amundi, insomma, sull'ESG è molto forte, così magari cerchiamo anche di capire, non so se insomma i clienti in generale quando sentono parlare, appunto, quando magari ricevono delle proposte sull'ESG, se li prendono con una certa magari diffidenza o se invece sono aperti. Anche in questo caso, insomma, la comunicazione immagino faccia tanto, insomma, in questo caso.
Sì, allora, innanzitutto noi in questo momento, proprio da ieri, siamo in campagna, abbiamo lanciato una campagna pubblicitaria proprio su questo tema dell'investire in modo responsabile e quindi sono dei temi che ci stanno molto a cuore. Però io penso che il cliente oggi abbia la possibilità o comunque abbia il dovere di capire. Quando gli vengono proposti questi temi o degli investimenti, quali sono un po' le credenziali, di chi gliele presenta? Ora, io credo che in ambito di sostenibilità Amundi abbia delle credenziali davvero importanti da far valere, perché, come tutte le cose, diciamo, aver creduto in tempi non sospetti, aver sviluppato dei processi prima di altri, è testimonianza quantomeno di una convinzione profonda. Allora io cito solo qualche numero per Sì. far comprendere che non siamo di fronte ad una trovata di marketing, ma siamo di fronte a qualcosa di profondo che permea la nostra azienda. Allora, innanzitutto, diciamo, noi abbiamo un track record in questo ambito che è trentennale. Per cui il primo fondo, insomma, lanciato con una filosofia che potremmo definire ESG, ha più di 30 anni di track record. Dopodiché, noi siamo un asset manager che gestisce circa 1.600 miliardi di euro e di questi, circa 300 sono già gestiti oggi secondo questi principi, di investimento, responsabile. Abbiamo però a ottobre 2018 lanciato proprio pubblicamente, presentato un piano triennale, per cui ci siamo impegnati entro la fine del 2021 a applicare i principi ESG a tutta la nostra gamma fondi, siano essi attivi o passivi. E quindi questo è un impegno che abbiamo preso, che abbiamo comunicato. E sul quale chiaramente ci sentiamo responsabilizzati perché dobbiamo rendere conto. Siamo peraltro un asset manager quotato e quindi trimestralmente, quando noi pubblichiamo i nostri risultati, diamo anche evidenza dei progressi che abbiamo fatto rispetto a questa che è una roadmap per noi. Abbiamo, come diceva anche Maria Grazia, anche noi delle poi credenziali oggettive che testimoniano la qualità dei nostri processi di investimento, per cui noi condividiamo il medesimo rating A+, anche noi siamo stati tra i primi firmatari dei principi di investimento responsabile, abbiamo partecipato fin dall'inizio alla Portfolio Decarbonization Coalition, quindi tutto questo dà credibilità al nostro impegno. Dopodiché, trasmettere questi concetti all'investitore non è così semplice. E noi abbiamo trovato, per esempio, uno degli strumenti che abbiamo trovato per avvicinare il cliente, diciamo, a questo mondo è proprio quello che stai facendo vedere tu dal sito, oltre ad aver creato chiaramente una sezione dedicata agli investimenti sostenibili, abbiamo anche fatto dei video dedicati al tema di come sfatare diciamo, i pregiudizi che esistono sul mondo degli investimenti responsabili. Per cui noi dedichiamo anche del tempo, dedichiamo anche parte della nostra comunicazione a far capire che gli investimenti responsabili, per esempio, non sono antagonisti della performance, perché Ne in stiamo un vedendo passato uno per neanche. accompagnarti, scusami se ti interrompo, ne vediamo uno giusto per accompagnare Esatto, il tuo discorso. esatto. In passato, quando sono stati lanciati, per esempio, i fondi etici, c'era la convinzione che ancora sussiste che perseguire, diciamo, delle finalità di sostenibilità etica negli investimenti implichi automaticamente di rinunciare alla performance. Non è così, noi abbiamo fatto molti studi che dimostrano che non è così, ma dobbiamo portare questi concetti anche ai clienti. E quindi con questi video molto semplici facciamo capire che sostenibilità e performance non sono antagoniste, anzi, stanno
Secondo noi, nel lungo periodo, aver selezionato aziende che rispettano, le metriche che noi ci diamo di sostenibilità si rifletterà in, over performance. Quindi lo sforzo che stiamo facendo è quello di, illustrare il nostro impegno, spiegare perché la sostenibilità, ha a che fare con gli investimenti e perché genera performance, e devo dire che troviamo comunque riscontro, cioè la consapevolezza dei clienti sta aumentando. Purtroppo anche il contesto nel quale viviamo di emergenza sanitaria mette in evidenza che ci sono degli squilibri nel nostro pianeta, degli squilibri demografici e altri reali. E quindi anche gli investimenti devono fare la loro parte, la finanza, il mondo degli investimenti deve fare la propria parte per impostare le politiche, per impostare la gestione delle aziende in maniera sostenibile. Lungo periodo, quindi lungimiranza ovviamente, e il tema ESG, Environment Social Governance, è sostanzialmente uno dei temi più importanti del futuro. Prima però di chiedervi quali magari potrebbero essere i tre temi che legati alla comunicazione del futuro, perché alla fine poi si arriva sempre lì, cercare di guardare più avanti possibile e sperando che sia una visione virtuosa. Mi interessa capire anche un po' come funziona la comunicazione interna. Finora abbiamo parlato di comunicazione verso l'esterno, soprattutto, anche se un po' il tema l'abbiamo già toccato, però insomma, soprattutto nei grandi gruppi la prima comunicazione è indirizzata verso l'interno. Allora, come è stata gestita, come viene gestita tuttora, perché come detto siamo ancora in emergenza, emergenza non così forte rispetto a quella di questa primavera, ma comunque la situazione è complicata. E allora anche quali sono le leve, insomma, a disposizione per trasmettere i messaggi ai colleghi. Ripartiamo da Maria Grazia Briganti, Tiro Price. Sì, allora, dobbiamo dire sicuramente, come hai detto tu, la sfida più grande che tutti i team hanno dovuto affrontare durante i primi mesi della pandemia, e quindi soprattutto appunto in Italia, che come abbiamo detto è stato il primo team per quello che riguarda Tiro Price, entrare in smart working, tutti i team hanno dovuto affrontare, diciamo, la necessità di adattarsi velocemente ad un ambiente lavorativo completamente mutato. Quindi sono tornati in famiglia e hanno fatto quindi della famiglia o della propria casa quindi il loro ambiente lavorativo. Quindi all'interno di questo ambiente i percorsi di comunicazione ovviamente sono cambiati, non sono più stati i soliti. Quindi senza andare adesso ad analizzare quelle che sono state le piattaforme che tutti i team, tutte le società hanno utilizzato, io penso di averne scaricate almeno 5, sia interne che esterne, a seconda dei clienti, dei fornitori, di quelle utilizzate, senza parlare delle scuole. Penso di avere più app adesso di comunicazione virtuale che altri tipi di app. Penso che quello che sia successo è che c'è stato un momento veramente dell'ascolto. Noi manager in particolare, quindi per chi magari come me gestisce un piccolo team, abbiamo dovuto dedicare veramente tantissimo tempo anche alla comprensione dei possibili problemi di un lavoro che è stato definito a torto o a ragione smart, ma in che in realtà sappiamo tutti che ha mostrato comunque degli elementi, sicuramente di punti di forza, ma anche importanti elementi di debolezza. Abbiamo dovuto riflettere sul modo in cui agevolare quindi la comunicazione, il confronto quotidiano, come essere più flessibili, in che modo. Quali erano le attrezzature, ad esempio, che il team potesse aver bisogno per lavorare con maggiore tranquillità, con la stessa produttività. Il tutto in un ambiente frenetico, determinato dal rinnovamento dei piani, un cambiamento dei progetti, un reshuffle continuo, da nuove scadenze, volumi crescenti. E questa sicuramente, insomma, è stata una sfida che tutte le società hanno dovuto affrontare con strumenti diversi, ma sicuramente con un denominatore comune,
di cercare di mantenere il contatto visivo, fare in modo che il team quindi si sentisse comunque appartenente alla stessa squadra, avesse lo stesso obiettivo, si sentisse quindi parte comunque di una società che stava lavorando incessantemente per fare in modo che tutti, insomma, potessimo sentirci a nostro agio in questa situazione di disagio. Ad esempio, noi abbiamo messo a punto regolari più frequenti town hall, quindi dei momenti quindi di condivisione plenaria in cui il management ha sempre fornito aggiornamenti chiari sulla nostra strategia e sulle misure intraprese quindi dalla nostra società. Come abbiamo fatto con i clienti, quindi attraverso vari incontri di tipo virtuale, anche ad esempio noi in marketing, ma so che tutti i team al loro interno hanno creato una serie di appuntamenti fissi che possono essere il cocktail o un pranzo virtuale, tra cui i gruppi diciamo, dello stesso team o a fine settimana o durante la settimana. I partecipanti potevano avere un tè, un bicchiere di vino, un bicchiere d'acqua, con l'obiettivo di parlare quindi in maniera più serena e per un attimo quindi dimenticare anche il lavoro da tutti quelli di temi anche diversi appunto da quelli meramente lavorativi e condividere invece sensazioni, paure, momenti di vita quotidiana, soprattutto per quei colleghi quindi che vivevano magari lontano da casa, dalle famiglie e in cui la quotidianità è stata quella vissuta davanti ad un PC. Ecco, diciamo che noi ne abbiamo provati diversi, quindi di strumenti, abbiamo messo a punto tutta una serie di processi e devo dire che insomma ci siamo riusciti. Mi ha anticipato, stavo per chiederti proprio in concreto che cosa voleva dire, insomma, adattarsi un po' alla situazione. Beh, insomma, ce l'hai appena spiegato, insomma, con questi, ad esempio, cocktail party virtuali che potevano anche essere coffee, momento caffè, insomma, virtuale, in cui, insomma, ognuno ha la Sì, propria esatto, tazza, no? O il proprio bicchiere, che sia quello calice o. diciamo che queste sono diciamo, pratiche soprattutto insomma, molto, molto care a cui tengono tantissimo, soprattutto le società insomma, internazionali, dove comunque la connessione con i team locali, ma poi la sede magari europea o la casa madre magari in America o nel Pacifico, quindi molto spesso quindi sono strumenti necessari, ecco, sono escamotage che funzionano. Rimango da te, Maria Grazia, ancora per qualche istante, poi torno da Deborah e vediamo anche come Amundi si è mossa da questo punto di vista, perché vorrei magari, e credo che sia anche importante, oltre che interessante, la scelta, ovviamente, che è avvenuta quando la società è stata fondata, della figura, insomma, dell'animale che è un po' il simbolo di T. Rowe Price. Credo che ci sia, perché anche questo è comunicazione, insomma, e non è una scelta così, insomma, a caso scegliamo un animale simpatico. Ah no, assolutamente. Diciamo che noi la chiamiamo la bighorn sheep, in realtà quindi è la pecora delle montagne rocciose che sin dagli anni 60 un po' incarna il simbolo di T. Rowe Price, ma perché incarna un po' tutti i valori in cui crediamo, quindi l'agilità, e la sicurezza con cui riesce a camminare appunto su tutti i terreni più impervi, ma anche un grande spirito di squadra, di collaborazione e questo sguardo un po' fiero, quindi un po' anche forward looking, che sicuramente insomma impersona anche il nostro modo quindi di fare asset management, quindi di guardare insieme ai clienti al futuro e cercare insomma di aiutarli nel raggiungere i loro piani di lungo termine. Quindi sì, diciamo che la chiamano in tutti i modi, ovviamente. Durante le fiere abbiamo visto chiamare questa la nostra quello che noi chiamiamo Trusty, ma in realtà è un nome interno, in realtà l'abbiamo visto quindi declinare nelle forme più diverse. Inevitabilmente. Deborah Pastore, vengo da te, stessa domanda, insomma, la comunicazione interna di Amundi in questo periodo così complicato, magari, insomma, avete avuto anche voi qualche iniziativa particolare, come ce le ha elencate poco fa Maria Grazia. Prego. Ma allora, diciamo che magari tocco qualcosa che non ha già toccato Maria Grazia. Ci Noi mancherebbe. abbiamo, allora, sicuramente le iniziative che ha raccontato Maria Grazia,
le abbiamo in parte adottate anche noi più al momento della mattina con il caffè, insomma con queste video call Zoom, nelle quali si è partiti da un piccolo gruppo di colleghi e che mano a mano invitavano altri colleghi, ci siamo dati dei temi, per cui è capitato anche alle volte che magari con la scusa di questa video call magari decidessimo una volta di metterci qualcosa di rosa, una volta di mettere uno sfondo di un posto dove avevamo viaggiato che ci era piaciuto. Quindi, diciamo, queste call settimanali venivano fatte proprio con lo scopo di tenersi in contatto. Dal punto di vista un po' più istituzionale, noi abbiamo valorizzato moltissimo e sfruttato moltissimo in questi mesi la nostra intranet. La nostra intranet che è una piattaforma integrata sia globale che locale, ci ha permesso di essere quindi costantemente aggiornati con news veramente molto, molto aggiornate sia dalla casa madre che dai vari paesi. Dopodiché, per esempio, è stato lanciato anche un contest interno nel periodo di lockdown a livello globale. Quindi basato sulle ricette, per cui c'è stato questo contest in cui le persone postavano le loro ricette, le loro foto. C'è stata poi un'altra iniziativa, sempre appoggiata alla intranet, in cui eravamo invitati a mandare delle foto da casa, dalle nostre postazioni di lavoro. E quindi anche lì è stato poi, alla fine, fatto un book di tutti i colleghi nei vari paesi, perché comunque il lockdown alla fine ha colpito praticamente tutti i paesi in cui Amundi è presente. Quindi siamo stati molto coinvolti in queste iniziative, in questi contest basati sulla nostra intranet. E siccome è uno strumento che sta funzionando bene, adesso la prossima evoluzione, penso che manchi davvero poco, sia di trasferire anche la intranet in un'app, in modo che veramente ovunque i colleghi possano consultare questa app, questa intranet. E devo dire anche, tenete presente, la nostra intranet consente anche di postare dei messaggi, quindi è una piattaforma piuttosto interattiva. Ora stiamo per lanciare un altro gioco un po' interattivo sull'esperienza di quello che lanciammo 3 anni fa quando ci fondemmo, quando acquisimmo Pioneer e ci fondemmo. Quindi lanceremo un gioco proprio basato sui temi della sostenibilità. E quindi questo gioco prevederà sia delle sfide, dei quiz individuali, sia delle attività di gruppo, per cui diciamo noi sulla nostra intranet innestiamo tante attività per tenere vivo diciamo il senso di community sia locale che globale. E Deborah Pastore, Dopodiché come è stata, insomma, è stata coinvolta, si sente coinvolta in queste attività, in questi giochi, in questi quiz, mi pare di aver anche capito, oppure no, insomma, c'è sì, allora, quando coinvolgimento? 3 anni fa lanciamo il nostro Amundi Go, che era questo quiz basato un po' sia sulla conoscenza del mondo Amundi e Pioneer che acquisivamo, sia dei vari paesi in cui Amundi è presente, io praticamente ho fatto delle sfide per tutta l'estate, perché si potevano fare delle sfide contro colleghi che non si conoscevano. E ho vinto la gara, diciamo, dei one-to-one. Poi c'è stata anche la gara di gruppo e la gara addirittura individuale. Non ho vinto quella individuale, ma ho vinto quella delle sfide one-to-one. E devo dire che ho conosciuto tantissimi colleghi in quell'occasione, perché poi il gioco è stata l'occasione per scambiarsi mail, farsi una telefonata. Quindi devo dire che questi giochi funzionano un sacco, se hanno una finalità specifica. Sfide a tema che c'è Quindi questa sono sera. molto Ok, ingaggianti. engagement, insomma, sfide su quale tema, cioè dov'è che ti è, su quale tema sei stata appunto vittoriosa? Bah, no, lì io diciamo su tutti i temi che erano oggetto del gioco, per cui erano sia la conoscenza specifica del mondo Amundi, sia la conoscenza dei vari paesi in cui era presente. Quindi il gioco prevedeva domande un po' generali. E il gioco prevedeva anche però la capacità di rispondere in tempi molto rapidi, perché era un gioco a tempo.
Quindi insomma, diciamo, si era coinvolti anche sotto il punto di vista dei riflessi. È stata veramente una cosa molto simpatica che ci ha aiutato veramente a conoscere anche i colleghi dell'altra realtà. Quindi in un momento, per esempio, di fusione, in un momento particolare, come può essere adesso, il momento del Covid, in quel caso noi abbiamo avuto modo di conoscere meglio gli altri colleghi, una realtà che si doveva integrare, e due realtà che si dovevano integrare. Oggi quindi usare delle modalità di questo tipo può aiutare anche, come diceva per esempio prima Maria Grazia, a superare anche quel senso di isolamento che si può provare, a ritrovare quel senso di community, di team spirit, che sono fondamentali nel nostro lavoro, perché noi lavoriamo in team locali e team globali. Quindi l'isolamento del lavorare da casa deve essere contrastato con delle modalità che ci facciano sentire parte di un gruppo, per portare chiaramente quei risultati che siamo soliti portare in contesti lavorativi più semplici, come stare in ufficio. Chiaro. Quindi il lavoro da casa chiaramente è molto più complesso. Allora, abbiamo ancora 60 secondi. Quest'ora è volata e credo di avervi anche messo in guardia su questo aspetto. Però, per chiudere, volevo chiedervi quali potevano essere le tre caratteristiche fondamentali della comunicazione delle società, di investimento e della finanza in generale che faranno la differenza nei prossimi anni. Ma il tempo è poco, quindi ve ne chiedo una a testa. Non vi chiedo di essere telegrafiche, ma neanche di essere, troppo ampie nella risposta, perché, come detto, insomma, siamo in chiusura. Per cui molto molto sinteticamente un aspetto che sarà fondamentale per il futuro sulla comunicazione per società come T. Rowe Price e Amundi. Ripartiamo da Maria Grazia. Allora, secondo me sarà sicuramente una comunicazione digitale, dove l'impatto della tecnologia permetterà una profilazione degli interessi e dei comportamenti, quindi si tradurrà in un'offerta più mirata, e rispettosa anche, vorrei dire, delle preferenze dei clienti. Ricordiamoci che anche loro sono, almeno in questo momento, in smart working, ma anche attendere, quindi se il mondo in qualche modo cambierà e non sarà più lo stesso. Più di noi e come noi sono bombardati da tutta una serie di informazioni e di un eccessivo quindi accesso a informazioni che rischiano di soffrire come noi della cosiddetta digital. Ecco, digitale sicuramente è la mia parola preferita, ma ovviamente con buon senso. Perfetto, Deborah, chiedo anche a te una caratteristica, insomma, della comunicazione del futuro, molto, molto, molto sinteticamente, ti chiedo per favore. Sì, allora io direi visiva o visuale, nel senso che la nostra il nostro settore, l'asset management, è ancora un po' indietro da questo punto di vista. Siamo un'industria un po' verbosa, ci piace scrivere, parlare molto. Credo che dovremo valorizzare di più e lavorare di più su una comunicazione basata proprio sul video. Quindi trasmettere valori, concetti attraverso lo strumento del video, in modo da superare e innanzitutto raggiungere più utenti e superare anche questa verbosità che dicevo che un po' ci contraddistingue. Deborah Pastore, Head of Communication Amundi SGR, Maria Grazia Briganti, Senior Marketing Manager Italy and Iberia, T. Rowe Price, è stato un piacere. Grazie per essere state qui con noi, insomma, sulle fonti TV per questa prima tavola rotonda della TV Week, assicurazioni e risparmio. Buon lavoro e alla prossima. Grazie a voi e grazie a tutti. Grazie. Buon lavoro, a presto. Grazie, a presto. Grazie a Deborah e Maria Grazia, a voi che ci avete seguito, a voi che rimanete con noi, perché adesso andiamo in pubblicità e dopo ripartiamo sui mercati con David Pascucci e poi anche con Andrea Cartisano, dalle 11:30 a mezzogiorno. Rimanete qui con noi.